Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputer. Anzi no, di retroconsole. Oggi parleremo della mitica ed unica Xbox. L'argomento apparentemente distante dal retrocomputing in realtà non lo è. La Xbox è un computer a tutti gli effetti, a disco rigido, a scheda di rete, a CD-ROM. Inoltre è il primo hardware prodotto da Microsoft, il che rende la Xbox un prodotto veramente unico nell'assortimento della storia Microsoft. Xbox fu la prima console da tavolo per i videogiochi prodotta dalla Microsoft. La Xbox apparteneva alla sesta generazione di console. Venne messa in vendita il 15 novembre del 2001 e il 15 di febbraio 2002 in Giappone, il 14 di marzo del 2002 in Europa ed Australia. Fu anche la prima console prodotta da una società americana da quando l'Atari cessò la produzione. Annunciata nel 2000, la Xbox era tecnicamente più potente rispetto alle sue concorrenti. Aveva un processore Intel Pentium 3 da 733 MHz. L'unità poteva essere appunto trovata, la CPU la si trovava proprio comunemente all'epoca sui PC. Dunque, le sue caratteristiche tecniche sono quelle di una Intel CISC Coppermine 32 bit da 733 MHz, 2K di cache di primo livello, 128K di cache di secondo livello. Performance complessiva 1980 MIPS, performance complessiva della macchina 2.9 GigaFlops. L'Xbox ha un lettore DVD 4x, un disco rigido ATA da 3,5 pollici, solitamente da 8 GB, spinotto Fast Ethernet da 100 Mbit, presa SCART e presa Composite. Unità di elaborazione grafica è una NVIDIA XGPU da 233 MHz con 128K di cache per appunto le elaborazioni, rendering grafico di picco 125 milioni di poligoni, performance complessiva della scheda grafica 80 GFLOPS. Ha poi una scheda audio della NVIDIA NCPX da 200 MHz a 64 canali, memoria 64 MB di DDR SRAM di tipo unificato da 200 MHz di accesso, quindi di frequenza di clock sulla motherboard. Ora, dalle caratteristiche tecniche si capisce al volo che la Xbox è vari gradini sopra le caratteristiche tecniche di Sega Saturn e Sony PlayStation 1, elemento che a mio avviso supporta l'utilità di reperire una Xbox 1 nell'usato, che sia funzionante per rimpinguare una collezione di retrocomputing, consiste nel fatto che, oltre ad essere elettronica di qualità e dotazione di tutto rispetto per l'epoca, la Xbox è il primo hardware che la Microsoft ha sviluppato. Ora, nella storia della Microsoft, la società non ha mai prodotto hardware ma solo software, sistemi operativi, applicativi per ufficio e per produttività personale, linguaggi. Ma la Microsoft non si è mai curata dell'hardware che lasciava sempre ai produttori di computer. Xbox One rappresenta nella storia commerciale Microsoft una mosca bianca, per esattezza la prima mosca bianca della Microsoft composta da solido hardware, per cui la Xbox è certamente un prodotto da collezione che nei decenni a venire sarà importante, acquisirà importanza sia per il suo successo commerciale sia per i collezionisti di retrocomputing, perché la guarderanno come un vero e proprio computer che si discosterà rispetto alle precedenti console,
e soprattutto sarà un prodotto interessante anche per i collezionisti della prodotti Microsoft. Il titolo più importante, ce ne sono tantissimi per la Xbox, è indubbiamente Halo, che è stato proprio inventato come prodotto software ludico dalla Microsoft. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.